fare i conti con l'ambiente. Siamo a Ravenna. Ravenna è conferenze, incontri scientifici, giornalismo, ma anche cultura, anche arte. E quando parliamo di arte, a Ravenna parliamo di Silvia Cirelli e di Emergenze Creative, che quest'anno propone alcune cose davvero particolari, ne vogliamo parlare insieme. Certo, quest'anno abbiamo deciso di proporre un progetto molto particolare, una novità per Emergenze Creative. Si tratta di una performance che verrà fatta proprio in Piazza del Popolo, una performance che riprende quindi il progetto di arte pubblica, quindi non un'opera che deve essere semplicemente guardata, ma che deve essere vissuta, che ha bisogno proprio della partecipazione delle persone. Il progetto di quest'anno è stato fatto da una giovanissima artista ravennate, Giorgia Severi. Abbiamo scelto lei proprio perché ci interessava il rapporto stretto che ha con questa città e col territorio. Infatti il suo progetto è un progetto che parla di Ravenna, più precisamente dell'incendio dell'anno scorso della pineta di Lido di Dante. Lei con questa performance quindi invita i cittadini a un atto responsabile. I cittadini vengono invitati in questa tenda che è stata prestata con la collaborazione della Protezione Civile di Ravenna, che ringraziamo perché ci ha aiutato tantissimo per l'allestimento e proprio per il prestito della tenda. I visitatori entrano nella tenda quindi e parteciperanno quindi a un intervento, una sorta di rito, in conclusione del quale l'artista donerà un seme di queste piante che sono andate distrutte nell'incendio dell'anno scorso. Quindi in realtà il concetto è quello di riportare la vita, di ridare la vita laddove la vita è stata tolta dall'uomo, proprio perché l'incendio dell'anno scorso in realtà è stato un incendio doloso. Certo, molto interessante, simbolico, come al solito sì. Diverso. Che invece abbiamo anche qua del live painting, giusto, qui in piazza? Sì, torna il live painting, torna Mirko, proprio perché volutamente abbiamo deciso di continuare questo percorso e questa collaborazione iniziata già da un paio d'anni e far vedere in realtà come la street art stia crescendo anche in Italia. E quindi era interessante anche secondo noi che i cittadini si fermassero e vedessero dal vivo come in realtà cresce un'opera, quindi un contatto anche qui diretto con l'artista che lavora sotto gli occhi di tutti. Bellissimo, grazie. Buon lavoro. A voi.